Sì, ce la faremo, dai, ci siamo, siamo quasi arrivati. Stiamo per morire, purtroppo. Aspettando mio fratello che è ovviamente in ritardo insieme a Martina e Federico. Zurigo mi era mancata ma fa molto caldo, non ci sono più abituato. L'obiettivo è fare un timelapse dell'orologio, ma non so come sta venendo e non so se si vede perché siamo un po' contro luce, però ci proviamo. Siamo arrivati a Talville, finalmente. Sono le 7:40 p.m. e stiamo andando a fare il bagnetto al lago. La fotocamera è un po' sporca. Però mi è mancata tanto Talville. Che posto meraviglioso. Con i fiorellini, ora vi faccio vedere cosa c'è al di là della collina. C'è il lago. Cioè, prima ci sono i binari, poi c'è il lago. Vabbè, penso ve lo ricordiate, no? Vabbè, andiamo. Allora, noi prendiamo questo treno che da lì ci porta da qualche parte sopra e niente, sarà una bella giornata in montagna con un bel sole. Yuhu! Beh, in realtà sono davvero contento perché finalmente rivedo mio fratello, Martina e Federico. Federico, però... Una volta arrivati in cima al Monte Erigi, abbiamo fatto una passeggiata per raggiungere il suo punto più alto. Dopo questa breve passeggiata abbiamo fatto alcune foto e ci siamo goduti il panorama. Abbiamo visto questo signore fare parapendio. Thank you.
con un altro treno siamo andati in un altro punto dove abbiamo continuato a camminare. Dopo alcune ore ci siamo fermati a riposare e abbiamo mangiato un gelato. Da questo momento in poi, io e Federico cerchiamo di far volare il drone, mentre Gianmarco e Martina scendono dalla montagna utilizzando il treno. Dopo una lunga passeggiata abbiamo trovato il posto giusto per far volare il drone. Forse ho graffiato l'obiettivo. Fuck. Quindi siamo pronti per far volare il drone, non sappiamo come andrà, ma speriamo andrà bene. Speriamo. Beh, andrà bene, al massimo abbiamo perso un drone. La vita va avanti anche senza drone, giusto? Vabbè, sarà una bella esperienza, anche perché c'è comunque il sottofondo delle mucche che scampanacciano. Siamo pronti. Allora, cari amici, stavamo aspettando il treno, ma il treno ha fatto troppo ritardo, quindi abbiamo deciso di scendere a piedi e abbiamo trovato delle strade un po', come si dice, un po' ripide. Però adesso sta andando meglio, ci piace. Stiamo scoprendo un po' di natura. Troppa natura, forse. Che posto incredibile. Non sappiamo definire questo posto, sinceramente. Non capiamo se sia un... Attenzione, c'è un animale lì. Vabbè, penso sarà abituato alle persone. Ah, no, il gatto. Sì. C'è un animale, c'è un uccellino. Sembra il set di un film horror. E lui? Pazzesco, sono emozionatissimo. No! Ma che è il toro? Adesso è spazio per tutte le quattro ghiacciate. Come spazio? E lui ci passa vicino sotto. Ah, top. Però ho sentito un rumore... Shit, guarda. No, non è un toro. Sono molto emozionato. Siamo a metà strada, ci siamo quasi, spero. Ops. Saremo a metà strada? Ma... Come siamo analogici.
Perché non vedo Backland. Che c'è scritto? House Windsor. Beh, non ho i soldi oggi. Eh beh, qui che cosa ci sarà? Oh, acqua calda. Dimmi. Ops. Ah, è qua lì. Basta, basta, basta. Ok, succo di mela, Sembra succo. Mettiamo nel tuo bicchiere le bottiglie. Non so, ti scompagno dove? Adesso diamo l'altro. Non sono sicuro di che cosa fosse. Sembrava tipo... veleno. No, sembrava davvero acqua sporca, però non tipo caffè, sembrava... sembrava dolciastra. Quelle vitamine. No, non penso. Spero di non morire tra poco. Se dovessi, se dovessi morire tra poco, lascio tutto quello che ho a mio fratello, che saprà cosa farne, spero. Tutto nell'immondizia. No, dai, starò bene. Abbiamo incontrato dei simpatici signori che per fortuna ci hanno dato dell'acqua, che in realtà non stavamo morendo di sete. Però un po' d'acqua, quando non sai quanta strada è rimasta, quando non sai quanta strada è rimasta, un po' d'acqua fa sempre bene, no? Iniziamo a sentirci stanchi e a perdere lucidità mentale. In compenso c'è un bel paesaggio, ma siamo stanchi. Siamo stanchi e non sappiamo quanto ancora questa incredibile foresta durerà, quanto ancora la strada durerà. Siamo... le nostre capacità mentali iniziano a farsi più deboli, la nostra forza di volontà inizia a diminuire. Ogni tanto abbiamo dei miraggi. Allora, la nuova tattica è mettere i piedi dove c'è il verde, perché in questo modo evitiamo le cadute. Ma come che, si è, che stratega! Ma come ha messo il break io sull'epoca? Ma che paesaggi fantastici! Ma quando ci ricapita di essere così fortunati? Che fortuna che abbiamo avuto oggi! Comunque, dicevo a Martina, quando siamo arrivati, questo posto sarà molto figo al tramonto. Secondo me c'è ancora un'oretta. Considerando che Vitznau è 45 minuti, da lì... Vitznau 35 minuti ancora, eh? Gatto, facci strada, dai. Partici la meta. Oh. Dai, dai, fai strada. Ehi. Fai strada. Dai, andiamo. Come lo chiamiamo? Pio Pio? Pio, andiamo, dai. Dai, su, guidaci, che non sappiamo la strada. Andiamo. Esatto, dai, andiamo, su. Piano piano, dai. Che passo felino. Dai, dai, ha capito, andiamo. Andiamo, andiamo. C'è un altro lì. Andiamo, dai, andiamo. È un gatto... se sa fare tutta questa strada, è un bravo gatto. Allora, facciamo così. Se arriva fino a Vitznau, diventa nostro. Ci stai? Dai, andiamo.
Andiamo, su. Guarda come cammina lui, bello 4-4. 4-4. Com'è sull'erba? Meglio. Con l'erba è sempre meglio. Sto diventando pazzo comunque. Parlo da solo. Beh, però adesso la bandiera svizzera sembra nel posto giusto. Allora, siamo arrivati all'ultima fermata del treno. Il sole sta quasi tramontando, c'è la golden hour, siamo un po' stanchi. Beh, adesso siamo molto stanchi, sinceramente, non siamo più un po' stanchi. Siamo riusciti a chiedere informazioni, ci hanno detto che ci mancano solo 20 minuti di strada. Quindi ci siamo incamminati. Allo! Quindi speriamo di arrivare a un certo punto. Speriamo che la strada non sia tutta così. Oh. Beh dai, non sembra tanto male. Si può fare. Bello però, eh? Bello bello. Adesso siamo in una posizione leggermente migliore. Sì, ce la faremo, dai, ci siamo. Siamo quasi arrivati. Andiamo per morire. Purtroppo Federico inizia a lamentare per i piedi. Io non ho più energie, ho fame. Li possiamo chiamare come chiamiamo i gatti, no? Questi sono diverse le mucche. Sì. Bene. Ma comunque qui non è in discesa, eh. Ci sembra di essere quasi arrivati, ma in realtà siamo ancora un po' alti, eh. Abbiamo capito come fanno i locali a spostarsi in queste strade pericolose. Si spostano con questi mezzi. Potenti. Con questi potenti mezzi. Non vanno a piedi come noi, comuni mortali, sciocchi. È il momento di farli passare. Facciamoli passare. Chiediamo un passaggio. Vedo la contea, Bilbo. Golden Hour. Cari amici, dopo all'incirca, quanto tempo abbiamo camminato? Sono le 8:30, siamo tipo le 6. Dopo 2 ore e mezza di cammino, rivediamo macchine, rivediamo altre persone. Non ci sono più gru finalmente che costruivano la strada. E soprattutto la strada diventa asfaltata. Asfalto. Witz now. 10 minuti. La bandiera è tornata al posto giusto. Io avevo faccio. Beh dai, ce l'abbiamo fatta. Più o meno. Volevo dire che è stata una delle esperienze più belle del 2020, perché abbiamo trovato queste foreste, queste fattorie abbandonate, abbiamo trovato un sacco di mucche, vacche, bovini in generale, vitelli,
vitelle, gatti, abbiamo trovato di tutto, bello bello bello. L'unica nota negativa è che purtroppo abbiamo camminato tanto. Tutte le cose belle finiscono prima o poi. Prima cosa brutta. La seconda cosa brutta è che le gambe le sostituiremo stasera. Compreremo delle nuove gambe. Anzi, se siete interessati fateci sapere se ci sono delle gambe in offerta, perché siamo... comunque siamo ancora alti, Va bene, amici. Io chiudo questo aggiornamento, anche perché la videocamera è scarica e la userò per fare le ultime foto all'usole. Ma guarda che spettacolo. Che bello. Ce l'abbiamo fatta. Alla prossima. Ciao. Amici, finalmente la strada non ha pendenza. E siamo allo stesso livello del lago. La missione è trovare Gianmarco e Martina e andare a casa. È stato bello.